Protagonista usuale dei nostri pasti, il pane è un cibo pressappoco scontato, a volte sottovalutato per la sua quotidianità. Eppure non si tratta solo di un semplice elemento di acqua e farina, ma di un cibo nel quale si stratificano sapienze antiche, riferimenti simbolici, valenze culturali e usanze locali. La storia del pane e di conseguenza l'arte bianca, cioè la panificazione artigianale, abbraccia l'intera narrazione dell'umanità. Il pane per noi rappresenta veramente una storia millenaria, pertanto il pane è quello che ci ha difeso e a sopportare tantissime carestie, è quello che ha tenuto in piedi tantissime generazioni di esseri umani. Però purtroppo il mondo cosa sta succedendo? Ci sta dando contro da anni che il pane fa male, allora sempre di più siamo qui a rappresentare soprattutto la panificazione artigianale, perché la panificazione artigianale è un qualcosa di diverso dall'industriale. Il pane artigianale tutti i giorni è presente sul territorio, le botteghe storiche sono la cultura e la sicurezza della nostra città. Pertanto dobbiamo difendere quest'arte che oltretutto vi ricordo che in questo momento siamo dimezzati, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 50% dei panificatori artigiani, ci porta anche ad avere un bassissimo consumo di pane dovuto ai problemi di diabete, problemi che possono essere su tante altre malattie che ci vengono riscontrate dando la colpa al pane, l'obesità e quant'altro. Pensi che nel 2000 eravamo sui 220 grammi, oggi siamo 60-65 grammi a famiglia. Certo, ci saranno famiglie che mangiano anche un chilo, però vi dico, sono i dati nazionali, cioè è nulla. Anche quando parlano il pane è aumentato, no, il pane non c'entra con gli aumenti, perché non è quello che va a incidere sul portafoglio, sulla borsa del cliente. Il panificatore è veramente un lavoro di sacrificio, è un lavoro fatto di arte, mestiere, che vuol dire anche avere un'esperienza nel curiosare, nel fare delle cose sempre nuove, tant'è vero che in Italia facciamo più di 300 tipologie diverse di pani. La nostra è una civiltà del pane e lo ha dimostrato Cultura Panis, l'evento di Asso Panificatori, svoltosi a Pesaro lo scorso weekend. In una mostra fotografica tra cultura e tradizione dei pani d'Italia, i mastri fornai di Fiesa So Panificatori Confesercenti, provenienti da tutta la penisola, hanno esposto i loro prodotti regionali nella splendida cornice di chiostro di Palazzo Gradari in via Rossini a Pesaro. E oggi come gestite il discorso del precotto? Il precotto, noi stiamo facendo battaglie continue per far sì che si riconosca la legge del pane fresco. Vari governi hanno cambiato in fretta e quindi non si riesce ad arrivare a fare una legge definitiva di dire ok, il pane fresco si fa con questi crismi e questo è. Simbolo centrale nel rito eucaristico cristiano, emblema di abbondanza e condivisione degli uomini, sono state le riflessioni dell'arcivescovo Sua Eccellenza Monsignore Sandro Salvucci, che ha benedetto i pani esposti. Il futuro della panificazione artigianale è stato il focus del convegno svoltosi presso il Teatro Rossini, in presenza del presidente di Indagini 3, Rosario Trefiletti, il professore dell'Università Campus Medico di Roma, Antonio Macri, e del medico nutrizionista Antonio Pacella. L'evento di Cultura Panis è proseguito fino alla domenica, con la distribuzione di circa 3.000 panini, come simbolo e segno di pace, in circa 11 parrocchie con il supporto della Caritas. Allora, ritornare quei sapori, quei valori, quel diciamo, sistema di una sana alimentazione, il nostro settore è in crisi, la politica non ci aiuta, non c'è personale, cioè, oggi ci stanno chiudendo i forni perché non hanno personale, perché per fare il pane ci vuole passione, amore e sacrificio. È sacrificio.